Basta una piccola fiamma per appiccare un incendio. 29 maggio 1920. Dio benedice con una nuova vita la famiglia Sicuro, che vive nella piccola Melissano, diocesi di Nardò, provincia di Lecce. È l'ultimo di 5 figli, di Cosimo e Maria Potenza. Per questo viene battezzato col nome di Quintino. C'è un fuoco nell'animo di quel bambino, che presto si sarebbe manifestato con una vocazione. A 12 anni chiede di entrare nel collegio dei frati minori di San Simone, ma non riesce a superare l'esame di ammissione. Ripiega sulla scuola. Si iscrive all'Istituto Tecnico Industriale di Gallipoli e il suo temperamento ardente impara ad esprimersi con il linguaggio di questo mondo. È l'inizio di una lotta fra passioni contrapposte che gli rendono incerta persino la meta della sua vita. A 19 anni, prima di conseguire il diploma, lascia gli studi e si arruola nella Guardia di Finanza. Ma la fiamma, più che sul cappello, gli arde dentro. Conosce un prete, Don Luigi Falsina, che diventa il timoniere della sua rotta spirituale. La guerra lo scaraventa sul fronte greco-albanese, un'esperienza che lo segna profondamente. Viene assegnato al plotone Arditi, uomini pronti a tutto, con il compito di penetrare nelle file nemiche, sgozzare le sentinelle e aprire un varco agli altri compagni d'arme. L'orrendo incubo sta per stringersi intorno a lui quando, nel buio, compare un raggio di luce, primo segno della futura folgorazione. Quintino, non so mai per quale ragione, fu rinchiuso con altri 3 in un capanno e pronti per essere uccisi l'indomani, ma una donna vestita di nero, pallida in volto, prima dell'alba tolse il cavistello da fuori e si raccomandò di scappare. Quintino ravvisò in quella donna vestita di nero la Madonna. Alla fine della guerra quel messaggio diventa più chiaro. Già sotto brigadiere, in un cinema di Trento, viene sconvolto dal film Bernadette. Il giorno seguente decide: mi darò tutto al mio Signore. Poi chiede aiuto alla Madre Celeste dicendole: tempo, ma con te. Nel giro di pochi mesi, a 27 anni, nonostante lo scetticismo di Don Falsina, Quintino abbandona una carriera promettente, sicura e ben retribuita nella Guardia di Finanza. Si congeda dalla fidanzata per iniziare un cammino sulle orme di Cristo. Invano i parenti tentano di dissuaderlo, poi si arrendono e lo aiutano ad entrare in convento. Dopo 2 anni di noviziato tra i frati minori, concluso a Treia, in provincia di Macerata, si accorge che neanche il saio dà pace al suo spirito. Lo depone ai piedi dello stesso crocifisso davanti a cui si era prostrato per la vestizione 2 mesi prima. Comincia una vita più austera, fatta di penitenza, preghiera, abbandono totale alla provvidenza, in un eremo situato nei boschi della vicina Montegallo. Una decisione all'inizio non compresa, ma che poi si sarebbe rivelata limpida come l'acqua dei Monti Sibillini, la quale similmente a quel giovane eremita trae forza dall'alto per portare ristoro a quanti si riscoprono assetati. Quintino ristruttura con le sue mani il romitorio e l'attigua chiesetta dedicata a San Francesco, entrambi ormai diroccati. Lavora alacremente per realizzare una via crucis lungo il sentiero che porta a valle, riuscendo con supplichevole insistenza a non farsi negare l'aiuto di cui ha bisogno. Sceglie di vivere delle offerte spontanee della gente del posto e di camminare scalzo, sempre, d'estate e anche d'inverno, con la neve e sul ghiaccio. Scende spesso dalla montagna al paese, dove, dopo un primo periodo di diffidenza, hanno imparato a voler bene a quello strano tipo malvestito, ma pulito e dignitoso, che dispensa sorrisi, parole di speranza e testimonianza di fede, che si offre di assistere ai moribondi al loro capezzale senza chiedere mai nulla.
Non importa che il mondo mi dice pazzo. Basta che piaccia l'amore. Scrive ai genitori chiedendo loro. Non pensatemi ora un semplice mendicante, ma un apostolo sulle orme del maestro. Non abusa della generosità di chi gli offre da mangiare. Confidando nella provvidenza, prende solo l'indispensabile per la necessità del momento. E continua a confidare anche quando la provvidenza, per provare la sua fede, lo lascia per lunghi periodi a stomaco vuoto, tanto da costringerlo a reprimere la fame masticando l'erba. Non passa giorno senza partecipare alla messa, e non c'è messa in cui, dopo la comunione, Quintino non si lasci rapire da un profondo raccoglimento. Resta immobile, con gli occhi chiusi, anche oltre la fine della celebrazione. Nel suo animo culla ancora il sogno dell'infanzia, farsi prete. Riesce a spiegare la sua vocazione di sacerdote eremita al Papa Pio XII, dopo aver raggiunto a piedi Roma sotto il peso di una croce. Torna confortato dalle parole del Santo Padre e felice per aver potuto assistere da Piazza San Pietro alla proclamazione del dogma dell'Assunzione di Maria al cielo. La permanenza all'eremo di Montegallo dura 4 anni, fino a quando il parroco, Don Luigi Ciafardoni, non decide di trasferirsi nella costruzione, troppo piccola per 2 persone. A 34 anni, Quintino china il capo, lascia quello che ormai era diventato il suo mondo e parte alla ricerca di un altro eremo. Lo trova in provincia di Forlì, nel territorio di Balze, è l'eremo di Sant'Alberico. Lo accompagna sul posto il parroco di Capanne, che lo aveva accolto subito in casa sua. Ottiene dal vescovo di Sarsina, Monsignor Carlo Bandini, il permesso di diventare il custode di quel luogo. L'incontro è l'inizio di un reciproco rapporto di stima e di ammirazione che poi avrebbe trasformato il vescovo nel primo biografo di Don Quintino. Anche qui, ben presto, tutti imparano a conoscerlo, ad apprezzarlo ed a volergli bene. Dopo un anno, Quintino bussa nuovamente alla porta del vescovo. Gli chiede un aiuto per realizzare il grande sogno della sua vita, diventare sacerdote. Un'impresa difficile per la sua età e per la sua scarsa cultura. Monsignor Bandini lo invia a Firenze, dove c'è un centro per le vocazioni tardive. Quintino ci va a piedi, sempre scalzo e con una croce sulle spalle. La penitenza ottiene il miracolo, con l'unico sacrificio di dover abbandonare la sua divisa da eremita. Da Firenze passa a Roma, poi a Bologna. I grandi sforzi vengono premiati il 23 dicembre del 1961, quando, nella chiesa di Balze, Monsignor Bandini impone le mani sul suo capo per ordinarlo prete. Ritornato a Sant'Alberico, prima di iniziare la sua attività pastorale, per sciogliere un voto alla Madonna, si reca in pellegrinaggio a Lourdes a piedi, sfidando pioggia e neve di un precoce inverno. Lo accompagna un giovane suo conterraneo, Vincenzo, di Racale, che da pochi mesi si è unito a lui nella vita eremitica. Al rientro, Don Quintino dedica tutte le sue energie all'eremo. Ne vuole fare un centro di preghiera e di meditazione, ma occorre innanzitutto ristrutturarlo ed ampliarlo. Si rimbocca le maniche della talare e se ne occupa lui stesso con l'aiuto di alcuni muratori. Provvede alle spese con le offerte indirizzate dalla provvidenza. Al termine dei lavori, Sant'Alberico dispone di ben 14 stanze con acqua corrente decorosamente arredate, finalizzate ai ritiri spirituali. Inoltre chiede ed ottiene di poter collocare nella chiesetta una tibia del Santo Anacoreta, tuttora esposta alla venerazione dei fedeli. La già nota ospitalità di quell'eremita, che non esita a dividere il poco che ha con chiunque vada a trovarlo, e il luogo ormai più accessibile e più accogliente, fanno aumentare il numero dei pellegrini. Molti, per questo, diventano testimoni di quanto riesce ad ottenere la fede di Don Quintino. Nonostante la talare e le scarpe, Don Quintino continua a vivere da eremita. L'anelito alla penitenza lo porta ad usare una pietra come cuscino e per il suo sostentamento si affida sempre ai beni della provvidenza, che non manca mai. Per pregare si alza alle 4 del mattino e spesso si trattiene davanti al tabernacolo fino a notte fonda. Continua a mantenere un atteggiamento di umiltà che lo rende schivo davanti all'unica cinepresa che ne cattura l'immagine in movimento. Mentre portiamo questo pacco a Don Quintino, e lui si schernisce, non voleva farsi riprendere,
era molto schivo, era molto riservato, e tutte le volte che io ho cercato di fotografarlo, di filmarlo, di registrarlo, non aveva piacere, non voleva. Questo era un po' il suo carattere, non amava parlare proprio molto di sé. Però era molto sorridente, gli occhi erano sempre meravigliosamente luminosi, ci accoglieva sempre senza il minimo, così, come veramente un padre, un fratello, il migliore amico che noi abbiamo potuto avere. Ad ottobre del 1968, quasi mosso da un presagio, Don Quintino torna a Melissano per salutare i familiari. Fa tappa a Montegallo per rivedere gli amici di un tempo. Passa da Faenza a trovare anche il suo amico vescovo, che ha appena rinunciato alla cura della diocesi per limiti di età. Nella notte di Natale di quell'anno, confessa a lungo nella chiesa delle Balze. Poi, dopo aver celebrato messa, resta ancora in chiesa, al buio, in ginocchio davanti al tabernacolo, fino a luna. Si alza solo per l'insistenza dell'arciprete, che lo invita a recarsi a riposare. Prima di ritirarsi, però, vuole confessarsi. Alla fine, al termine della confessione, mi disse: «Don Gino, sento che la mia missione su questo mondo è finita». Anche io restai quasi inibito, nel senso che non mi aspettavo una frase del genere. Ma dico, ma cosa intendi dire? Sì, che io non ho più niente da realizzare su questa terra, mi sento che quello che dovevo fare l'ho fatto. Io ho incoraggiato e lui a insistere, che proprio così si sente che tutto è esaurito in lui. Per il pranzo di Natale accetta l'ospitalità del parroco. Ha pranzato con me e durante il pranzo è sempre nella gioia festosa con i commensali, ha parlato del più del meno. Era una bellissima giornata, il giorno di Natale del 1968, un cielo tersissimo, e dicevo: domani devo andare a inaugurare le piste di sci, di sciovia. Ma dico: non c'è la neve. Ah, dice: domani la neve c'è. Anche io mi sono messo anche a ridere, perché dico: impossibile che oggi una bellissima giornata, domani ci sia la neve, che l'abbia indovinato così, o perché i santi a volte intravedono cose che noi non possiamo capire. Il fatto è che il giorno dopo la neve c'era. In alcuni tratti il freddo del mattino ha trasformato quella neve in ghiaccio. Più volte la macchina che accompagna Don Quintino stenta a percorrere la strada. In salita si ferma. I passeggeri sono costretti a scendere e a spingere. Giunto a destinazione, Don Quintino fa appena in tempo a caricarsi uno zaino in spalla. Poi, senza dire parola, si accascia a terra, stroncato da un infarto. Il corpo del prete eremita viene accolto in un primo momento al cimitero di Balze. Qualche mese dopo, assecondando un suo desiderio, ottenute le dovute autorizzazioni, viene traslato all'eremo, in una grotta da lui scavata nella roccia per riprodurre quella di Lourdes. Qui Don Quintino continua nel silenzio la sua missione. Il 1 novembre 1985, nella cattedrale di Sarsina, due vescovi aprono la fase diocesana del processo di beatificazione. Si conclude il 28 agosto 1991 con una concelebrazione di quattro vescovi che spezzano il pane nel ricordo di questo prete, che non conosceva Chardin, Maritain, Kierkegaard, non conosceva quasi nessuno perché non ne sentiva il bisogno. Con lui era Cristo, con lui era la provvidenza che lo arricchiva di tutto. Il 16 dicembre 1993 l'apertura della fase vaticana del processo si svolge eccezionalmente al Comando Generale della Guardia di Finanza e vi partecipano un cardinale e un vescovo. Sono i primi segnali di un'attestazione di santità a cui manca solo il riconoscimento formale da parte della Chiesa.